Coccadoro nasce dall'idea di quattro donne che durante la pandemia hanno deciso o dovuto cambiare vita. Praticamente tre erano coinvolte in un negozio al centro storico di Palermo che chiaramente ha chiuso. E io lavoravo per un'azienda privata e ho perso il lavoro. Dopodiché noi non ci siamo disarmate, abbiamo detto mettiamoci insieme e cerchiamo di fare impresa insieme. Costituiamo una cooperativa col know-how di tutte noi, mettiamo su un'impresa che doveva avere naturalmente un senso particolare e l'abbiamo trovato proprio cercando di fare un'impresa sostenibile. La sostenibilità per noi è appunto l'obiettivo principale, perché noi abbiamo pensato che dobbiamo assolutamente non incidere in modo negativo sul nostro pianeta, sulla nostra società e sulla nostra economia possibilmente, e vorremmo restituire il pianeta nel quale viviamo nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo trovato noi. L'impatto della nostra impresa appunto ambientale è veramente bassissimo, perché appunto siamo stati certificati con, per esempio per questo borsino, con un 79% di materiale riciclato. A livello sociale, diciamo, l'impatto attualmente è che noi diamo un lavoro regolarmente retribuito alla sarta che ci confeziona le cose e cerchiamo ancora con difficoltà di dare un reddito anche a noi stessi. Quindi, diciamo, essendo quattro donne over 50 disoccupate, fra virgolette, non lo siamo per niente. L'altra cosa positiva è che siamo stati appunto definiti perfettamente aderenti all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e questo era uno dei nostri obiettivi principali.